Eugenio Amato, Sognare si può, e tra poco vi faccio una sorpresa. Ogni volta che mi sento giù, mi chiamo e mi riprendo un po'. Dentro agli occhi miei che vita c'è, una tristezza forte che non sai. Quando penso a lei soltanto cuore che silenzio. Sensazione che ho con me, su quella lacrima che scende giù, quando penso a lei soltanto cuore che silenzi tu ne hai. Cuore che... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono felicemente innamorato di questo posto. Ma che bello, ma grazie. Ma non ho detto chi sono. Lo sanno già chi sei, ma ti prego presentati. Eugenio. Mi chiamo Eugenio Amato. Eugenio Amato, il nostro angelo. Yes. E non so, dai, racconta un attimo breve chi sei. Io l'ho scritto in locandina. Tu l'hai scritto in locandina, però, sento vibrare delle robe, ma sono io che ho toccato fili. Ah, ok. E tu, vabbè, abbiate pazienza. Intanto aspetta, voglio fare un po' di saluti grandi, grandissimi. Salutiamo tutti. Grandissimi tutti. Perché? Perché abbiamo già tantissima gente qua che ci sta ascoltando. Voglio salutare Mario, Francesco, Lucia, Simonis. Ciao. Ciao. Fabio, Danilo e tutti gli ascoltatori di Sognare si può, e non solo, perché questa puntata poi andrà in onda tutti su i radio, giorni. No, su Radio Stella Piemonte, quindi anche tutti gli ascoltatori, figo, di Radio Stella Piemonte. E un caro saluto anche a Radio Stella, che mi ha intervistato quest'inverno, se non sbaglio. E ciao ragazzuoli, un bacio a Gianni e a tutto lo staff. Esattamente. E allora,
Senti, Eugenio, dimmi tutto. Racconta un attimo ai nostri ascoltatori velocemente. Allora, velocemente, lo so che è difficile perché tu canti da tanto tempo, però diciamo che ci sono due esperienze molto importanti. Molto importanti nella tua carriera, oltre a tutte le altre che poi racconteremo, però io diciamo che vengo notato da una fetta di pubblico, diciamo, più ampia nel 2012 facendo l'angelo e volando appeso a 10 metri e mezzo. E dove sei andato a volare a fare mentre facevi l'angelo? Sono andato a Roma, a Tiburtina, dove dove mi sono fatto appendere, che questa è la domanda che finalmente qualcuno mi ha fatto, anzi lo saluto, Mauro Di Francesco, che mi ha intervistato l'altra settimana. E 10 metri e mezzo, ragazzi. Cioè, allora, paura. Ma non è che avessi paura, sai. La mia paura era quella di ricordarmi il testo di Angel appeso, perché avendo cugini che stanno a Londra, una cugina qui che sta scozzese, che è qua, e poi professoresse di inglese che poi mi dicono: hai detto precious piuttosto che precious? E allora io non potevo scriverlo sulle mani perché avevo le ali, quindi non... E non riuscivi, e dovevi volare, esatto. E quindi niente, tutto qua, tutto nella testa. E poi vabbè, sono reduce dall'ultima trasmissione televisiva che mi hai visto protagonista, con un bellissimo pezzo che si chiama The Way We Were, che è uscito pure un singolo. È uscito pure un singolo e fra poco ve lo faremo ascoltare. Sto parlando di All Together Now, naturalmente. Almeno sono un pezzettino, io. Non lo so che dirti. Non so. Yes, sì. Eccoci, bon. Allora, e questo è quanto? Sono state due esperienze bellissime. 2019, fresco. Freschissimo, poteva essere 2020 perché poi era dicembre e quindi... E certo. È stato un anno bellissimo, un'esperienza bellissima dove si è acclarata questa cosa. Il personaggio con la voce particolare che si fa i vestiti, e questo mi ha... Sei riempito di gioia. E ci credo. Poi però è arrivato lui. Lo so. È arrivato il Covid. Non c'è Covid. Però c'è stato. C'è comunque. Stato. Guardate che faccia. Sai cosa dispiace? Dispiace tutto. Tuttissimo. Però nel tuo caso è che veramente stavi... Allora, perché dillo? Sei arrivato quasi uno. Allora, nel primissimo caso o nella seconda trasmissione? Diciamo che mi sono piazzato bene comunque. Sempre sei andato molto bene. Sulla parte dell'angelo Italia's Got Talent, parliamoci chiaro, è stata una delle prime trasmissioni seguitissime. Sono pure andata a finire su Sorrisi e Canzoni TV, che ma per me... Allora... Cioè, io che faccio questo lavoro, non è che prima c'erano i karaoke col testo, mi andavo a cercare i testi dei cantanti, mi ritagliavo i testi e me li prendevo e compravo Sorrisi e Canzoni. Quando una mia amica mi ha visto su... Cioè, mi ha mandato la foto, mi ha detto: guardati, ammirati. Sono andato a comprare il giornale. Oh, cioè non è proprio Sorrisi e Canzoni. Sì. No, ma infatti che emozione. Bellissimo, bellissimo. Emozionissimo, sì. Proprio. E poi l'altra cosa, sono salito al secondo. E poi All Together Now è stato bellissimo perché Cenci ha deciso, come ha sottolineato Ivona Nazionale, la Zanicchi che saluto, sembri un ospite internazionale. Fatemi fare l'ospite una volta. E allora. Infatti. Che bello. Tra l'altro io allora ho visto la puntata in cui tu una delle puntate dove tu ti sei esibito, cioè Ale, sto muro. Bello. Cioè hai sfondato. Sì. Hai avuto proprio applausi a scena aperta. Avevo una paura pazzesca. Ci credo. Ma sai perché, più che altro? Perché quel pezzo lì è un pezzo che io lo uso come, diciamo, in quasi tutti i provini porto The Way We Were. No? Tu dici perché? Perché a X Factor ho portato quello, a Italia's Got Talent pure, ma non è mai andato in porto nulla. Cioè, ho portato quello perché... E poi cantavi altro. No, io portavo quel provino lì, ma non... Non mi hanno preso per quel provino. E allora ho detto: ma stavolta voglio portare quello. E sono partito da casa vestito così come avete visto. Sì. Con la barba e tutto, con i trucchi. Mi sono truccato in treno. In treno. Io immagino. C'era Lina Sastri vicino a me, sì. La bravissima attrice, sì. A un certo punto vado tutto con questa faccia da morto, poi.
sembrava un biscuit tutto a posto, quasi ero irriconoscibile. E sono andato lì senza portarmi nessuna chiavetta, nessuna base, niente. Perché questi mi hanno detto: il provino è lì quel giorno, vieni quel giorno. Io sono andato lì senza niente. Base, ho cantato a cappella e sono arrivato. È andata più che bene, è andata bene, veramente, sì. Applausi, cioè, ho visto veramente un entusiasmo grandissimo, che soddisfazione. Sì, è stata una bella cosa, una tanta bella roba, cosa. Sì, 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 sì. Ma poi sai, già arrivare lì, no, non è certo, che... certo, certo, no. Certo, assolutamente. Chapeauissimo. Però cioè, arrivarci poi con quell'entusiasmo, con quei complimenti, con... certe persone che ti dicono determinate cose, insomma, dai. È piacevole. Sì, è piacevole, gongolo. Sì. Tanto devo farlo quel pezzo. Ah. Gongola. Va bene. Senti, io vorrei chiederti, vorrei sapere. Mi chieda tutto quello che vuole. Da te. L'emozione più grande, tu proprio partecipando insomma a queste situazioni qui, ti voglio domandare, l'emozione più grande, quando è stata la prima volta, oppure ci sono state altre occasioni in cui la tua emozione ha superato pure la prima volta che ti sei presentato in uno di questi talent importanti? Ah, tu dici di qualsiasi esperienza di queste, essa sia? Esatto. Adesso, al di là del fatto che questi ultimi due ti hanno dato veramente tanta soddisfazione, però tu hai partecipato anche ad altri, quindi nella... Diciamo... Che bella domanda che mi hai fatto, mi metti in crisi, non ti saprei rispondere onestamente. Beh, immagino che forse sono stati tutti sono emozionanti. Tutte e due emozionanti allo stesso modo, con la differenza che forse sento di più adesso l'ultima, perché per esempio... L'emozione più importante, più che emozione, è la paura di non ricordare il testo. Questo lo dico sempre nelle interviste, perché quando porti The Way We Were, che la sai a memoria, ok, ma siccome il regista Cenci, che saluto, saluto tutto lo staff di All Together Now e soprattutto Fabio De Blasi, che è stato l'autista che ci faceva ascoltare sempre dell'ottima musica. Ciao Fabio, tanto ti vedrai la puntata. E che faceva? Prima di andare in onda, di registrare, magari arrivava da un concorrente, io ero quasi sempre nelle prime file, dice: senti, ma tu non canti stasera questo qui, canterai il Despacito. E io iniziavo a sudare, a perdere i capelli completamente. Ho detto: ziga, e se mi cambiasse a me il pezzo, io mamma, cioè, me ne vado. Meno male Cenci che mi hai tenuto The Way We Were, quindi mi hai fatto fare pure un figurone e ti ringrazio. Ecco. È la verità questa, È la verità. È la veritaissima. Ci credo assolutamente. Infatti al ragazzo che faceva il Despacito ho detto: mamma mia, ma come fai? Che ne so. Vabbè, poi non ha più fatto quello comunque. Times we gave up.
allora, ma che bello sto pezzo, eh? Adesso mi sento benissimo, è veramente bello, sì, bello bello bello. Senti, voglio fare un po' di saluti, voglio salutare, salutiamo tutti, anch'io che non Laura, mi conosco, Laura Mosca, ciao. Ciao Laura Mosca, è amica mia pure, perché sì, è amica tua. Ah, ecco, non mi buttare giù il vetro, il vetro divisore, mamma mia, no. Perché se non lo vedete c'è, c'è, c'è. Che non sia mai. No, no, ma... c'è tutto, eh. Poi è pulitissimo, un locale pulitissimo così. Grazie. Non l'ho mai troppo visto. Troppo buono. E un bacio, un abbraccio anche a Cinzia, a Diego, Diego Bottin che mi dice ciao, finalmente ti seguo di nuovo. Perché, perché mi aveva detto che quando cominci le dirette, dico veramente le avrei ricominciate. Diego, ma... Allora, quindi... il mio ospite non ha una benda sugli occhi, ha quegli occhiali, aspetta, fatti vedere bene. Ma guarda, tanto io riprendo di qua, io mi tolgo gli occhiali, ma vi spiego il perché. Non è perché voglio fare il figo, perché questi occhiali qui, che tra l'altro mi hanno detto all'Eurospin di casa di Bru, casa mia, mi ha detto: senti, quel signore mi chiede dove hai preso quegli occhiali anti-Covid. Ho detto no, sono degli occhiali normali, ma siccome ho da questa parte qua, vedi che c'è una ferita, c'è una ferita. Sì. Chi è che te lo chiede? Diego? Diego, Diego. Diego. E allora per nascondere sta roba che poi andrà via, non c'è trucco qua, eh? È tutto dal vivo. No, no, esatto, senza trucco, senza inganno. Sai cosa mi piace tanto? Del poter permettermi di fare una diretta direttamente da qua. Perché qua decido io, quindi brava. Noi chiacchieriamo così come se fossimo davanti a un caffè a casa mia, che a abbiamo casa già tua, preso tra l'altro. Che tra l'altro sì, e questa cosa mi piace tanto perché ci permette proprio di dire le cose molto spontaneamente, molto così, yes, molto easy, come molto dici tu, liberamente. Sì, tra l'altro ci siamo fatti la foto, ve lo dico, finalmente ho visto dal vivo il furgone del nostro Johnny Amato con la sua stella, con la sua scritta, con tutto quanto, e finalmente ci abbiamo la foto, dopo la posto. Veramente Eugenio l'ha già postata, io l'ho già postata, poi posterai le tue e ce le ripostiamo, ce le ripostiamo a vicenda, vi romperemo le scatole almeno per una settimana. Grandioso. Senti un po', allora, dimmi. Dicevamo, no? Ci siamo gustati questa tua canzone, questa tua esibizione, bellissima, fantastica. E dicevamo, no? Raccontami un po', com'è andata questa lunga pausa e come sta andando questa bellissima ripartenza? Credo che l'aspettassi come tutti noi a mani giunte, no? A mani giuntissime. Giuntissime. Allora, questa pausa, io abitando a casa mia, sì, dove ti aspetto, a casa mia, diciamo che me la sono vista bene, perché insomma col giardino stai, ho visto i caprioli, ho visto le volpi, i cinghiali li vedi sempre tutte le sere, ma insomma i caprioli sono passati davanti a casa mia, no? Quindi... proprio perché non c'era nessuno. Esatto. E questo lockdown mi sono trovato senza fare serata, senza fare niente. Ciao Stefania Roma. E quindi mi sono... ma pensa a chi sta in un appartamento, camera e cucina, è dura la storia. No, esatto, esatto. Diciamo che da un certo punto di vista tu ti sei un po' riavvicinato alla natura, alla hai natura, avuto la possibilità, sì, di godertela un po' più del esattamente, solito. Esattamente, quindi non me la sono vista brutta, me la sono vista brutta per quanto riguarda le serate, perché io, la gente si aspetta da me dopo il muro di fare un benedetto concerto e tu guai a te se non ti metti sul palco, ti metto in prima fila, e quindi vorrò fare, ne approfitto per salutare i miei musicisti che sono Marco Fioretti, Ivano Azzori alle chitarre, Marco Fioretti alle tastiere, Bianco Maurizio alla batteria e adesso mi sfugge il bassista, perché Francesco Povero al basso, ecco, abbiamo preparato, eccolo, dei pezzoni bellissimi, importantissimi, ovviamente ci saranno dei pezzi miei come avete sentito, Cuore di Silenzi e The Way We Were, tra l'altro ci sarà Ivano Azzori, ci sarà, sottolineo, perché è la persona che deve curare la parte musicale. Ok, ci sarà per forza. Sì, deve uscire questo benedetto CD dove come... diciamo canzone punta metto The Way We Were, perché la gente si deve ricordare chi è sto pazzo, e quindi uscirà questo benedetto, farò il fisico,
perché in verità sono tutte su ogni piattaforma digitale, ci sono. Però il fisico vuoi mettere, uno viene a sentirti, si mangia una cosa, sta ascolta e tutto, poi si prende il fisico, glielo firmi e finisce la storia. Cioè, è bello, è certo. Così, il bello è quello. È vero, è verissimo. Tra l'altro, guarda, non vedo l'ora. Io ero venuta a vederti in teatro. Mi ricordo. Con grandissimo piacere e stato uno spettacolo meraviglioso. E è bello ascoltare la musica, lo diciamo sempre, no? La musica ci ha sostenuto anche, no? Quando sei solo, quando sei triste, quando sei allegro, c'è sempre la musica dentro. Esatto, però ascoltarla live dal vivo è un'altra esperienza, secondo me è qualcosa veramente di magico. E poi tu, devo dire, fai con tutte le tue scenografie, questi fuochi, questi cambi di costume, cioè sei una star, diciamocelo. Beh, aveva ragione chi ti ha detto che sembri un ospite internazionale. Iva Zanicchi, un bacio. Voglio ricordare Iva Zanicchi, che veramente ha detto delle cose bellissime al muro, e un bacio sempre a Silvia Mezzanotte, un bacio fantastico. Allora voglio salutare ancora Claudio, auguroni per il vostro anniversario, da un bacio ad Antonella, un bacione grandissimo. Ciao, Stefania anche Rosso. A Mauro, dillo pure forte, saluta Stefania Rosso, ciao. Angela Renzulli, ciao, sono tanti anche qua. Poveri, salutiamoli. Scusate, non riusciamo a salutare tutti. No, ma poi vi saluterò, però, meglio. Esatto, però diciamo che dopo probabilmente riusciamo, no, a salutarvi con più calma. Però è bellissimo. Ma a All Together Now quanto ti sei posizionato? Dice Diego. Diego ormai si è appassionato. Diego, se non mi fai amico, primo, e se non vieni al concerto, secondo, che non te lo dico. Tra un po' inizierò a bombardare su tutte le storie di tutti i miei amici. Perché sapete, diciamo una cosa vera, se mi fanno fare sto concerto, che deciderò di farlo o al Teatro Angelini di Crescentino, dove ho fatto un cameo lo scorso giugno, quindi ho portato The Way We Were per una gara di bodybuilding, perché se non si fosse capito, io sono un pazzo di palestra, no? Sì, ogni tanto sì, va lì, ecco, no, tinta. Sottolineiamolo, sì. Ste diete, madonna mia, che sono ingrassato, ma devo rimanere di nuovo. Se no non entro più in quei costumi che tu hai visto. Tra l'altro voglio dirti una roba, quindi stay tuned, quindi o al Teatro Sant'Anna o a Crescentino. Se venite a Crescentino mi fate doppio favore, perché abito vicino. Ecco. E gli amici della Lombardia, è vicino, insomma. Mi ricordo che tu hai fatto una tesi, dillo tu. Sì, allora io ho fatto un esame, in effetti, sentite, finale, in un corso di visual merchandising, con Laura, tra l'altro, la nostra Laura Mosca. Ciao Laura. Tra le varie situazioni, perché si trattava anche di comunicazione, quindi certo, tra le varie prove c'era quella di creare un video, e io ne ho fatto uno in cui c'era un pezzettino di Eugenio Amato al concerto, che cantava vestito di bianco sul palco. Ed è andata molto bene. E mi è piaciuta questa roba, per quello che te l'ho fatta dire. Grazie. E tra l'altro grazie anche a Laura, che fa questi corsi di vario genere, varia natura, a seconda della, perché ci sono tanti step, base, più orientato verso la vetrinistica, più verso la comunicazione. Comunque, perché visual è molto ampio come argomento, e quindi Lauretta, grazie. E brava Laura. E grazie a te Eugenio, che mi hai dato l'ispirazione. Vedi che servo pure a quello. Ma certo che sì, certo che sì. Ecco, no, mi diceva, se vuoi ricordargli la tua posizione nei due show. Allora, nel primo show sono stato il vincitore, come dire, morale, no? C'erano tutti da Zerbi, tutti, cioè veramente è stato, mi sono pure messo a piangere, che quelli ti mettono la telecamera in bocca appena esci da lì, con tutta la tensione, non volevo piangere, praticamente a Cristiana Salvetti, che saluto, Salvetti è un cognome che conoscete, insomma, lei era vestita di bianco, io ero nudo praticamente, il trucco è caduto su tutto il suo revers e l'ho praticamente sporcata, perché avrò pianto un quarto d'ora sulle spalle di Cristiana Salvetti, perché avevo tutto dentro. E capirai, la tensione
Cioè, quelli ti mettono la telecamera in bocca e ti dicono: cosa ne pensi di questa? Cioè, domande proprio. E certo. E tu, io, boh, sono scrollato. E lì secondo, ma vincitore morale primo, poi non è il primo, secondo che, esatto, che vale, perché è importante anche la visibilità è identica e sicuramente si ricorderanno di un pazzo che vola. No, ma poi tra l'altro, esatto, è stato veramente di grandissimo effetto. Assolutamente. Poi mi ricordo, mi avevi raccontato tempo fa, io lo spoilerò di nuovo. Certo. Perché tu ovviamente fai tu i vestiti, però in quell'occasione ti hanno cambiato le ali. Sì, no, mi ricordo sì, questa cosa. Sì, no, non fece, è che me l'hanno cambiato, vi spiego. Mi fece morire da ridere. Perché la prima puntata la feci a terra con quelle... Le ali erano proprio mie, fatte con Stefania Rosso che sta guardando a casa sua, con il tessuto che si mette sui termosifoni, ok? E ho portato quello. Quando poi ho deciso di farmi appendere, perché dovevo fare di nuovo l'angelo, io volevo portare di Sarah McLachlan In the Arms of the Angel, perché me la vedevo più adatta a volare. A volare, sì. Dopo che mi ero studiato tutto il pezzo, che per me ricordarmi il testo è proprio una cosa, cioè mi ero studiato il pezzo, l'autore mi dice: Eugè, sto pezzo non va bene, devi fare un pezzo un pochettino più popolare, il termine originale è un altro, ma abbiamo deciso che non diciamo nulla. No, dai, facciamo i bravi. E quindi un po' faccio, vabbè, senti, ti va di fare Angel? E quindi l'abbiamo alzato di una tonalità, Vessicchio, Peppe Vessicchio mi voleva sentire e vedere appeso, io con la maglietta della salute, di lana, perché questi simulavano il vento, la mia paura, mi arriva il vento, non canto più, sudo. Tutte queste paure le posso dire qua? Sì. E diciamole, dai. Diciamole. Perché ho detto questo? Ah, quindi vado dalla sarta, loro mi danno delle ali, sapete, tipo quelle da mettere dietro rigide. Ho detto no, ma io mi devo volteggiare, devo fare così, tu devi tagliare. Io sono andato dalla sarta, gli ho detto no, le devi tagliare, mi devi fare due... Gancetti in modo tale che color carne, e così la sarta ha fatto. Esatto, non avresti potuto volare con le ali ferme per, no, che fai, voli così con le braccia. Però poi al concerto live al Teatro Sant'Anna che ho portato per la prima volta lì, no, per la seconda, prima ho fatto a Borgaro, le ali me le sono fatte io, piuma su piuma, e un mio amico che alleva le oche di Emden, che saluto, Francesco Silletta, le primarie il finale delle ali, ho incollato le piume delle oche, quindi Non gli avete fatto male alle oche, vero? No, perché quelle le perdono solo loro, quelle che perdono, quindi, scusa se sottolineo, però no, ma cioè, ci mancherebbe, no. Perché queste oche qui sono, si vendono come bellezza, guai, mica si mangiano. Per quello ci tenevo a sottolineare, perché no, me l'avevi già raccontata, te l'avevo già raccontata, e allora volevo condividerla con quelli che magari no, no, per carità, tutto, quindi, tutto vero, no, esatto, quindi ci tenevo, e quindi questo è la storia delle ali, sì. Ma io aspetto Ivana Posti, lo dico qua in diretta, cosa? A casa mia, dobbiamo fare questa intervista video, sì. dentro il mio armadietto. Esatto, in realtà questa cosa ce l'eravamo detta diversi anni fa, e poi tra una cosa e l'altra non siamo riusciti, ma la faremo, la diretta dentro l'armadio di Eugenio, sì, Amato, che perché figata. Vogliamo scoprire tutti i suoi abiti di scena. Brava, e anche non di scena, perché io vado... Cioè, per me è così normale, Sì, lo sappiamo. Poi tra l'altro tu sei eccentrico, no? Fantasioso, eccetera. In più gli abiti te li fai, per yes, cui c'è, cioè, più originale di così, sì. Non c'è cosa, no. C'è cosa. Laura ci dice: ricordo, bravissimi tutti e due. Grazie Lauretta. Grazie Laura Mosca. sì, no, si riferiva alla nostra chiacchierata sull'esame. Ciao Paola, e ancora ciao Riccardo, e scusate, io poi vi saluto bene tutti quanti, perché ci manca veramente poco alla chiusura, e volevo ancora dire. Dimmi. Qualcosa, voglio chiederti i tuoi appuntamenti, allora, se c'è qualcosa che vuoi... Imminente, sì, c'è sabato sono al Mago di Caluso, dove mi vede protagonista abbastanza. Eh sì, ti vedo spesso. E quindi vi salutiamo. Sì. Miriam e
Madonna, e Fabrizio, mi sfuggiva il nome, mamma mia che figura. E boh, poi sono in giro per delle feste private, ma nelle feste private non puoi mettere dove vai, perché sennò quelli certo che private sarebbero. Esatto. Tra l'altro, comunque, se voi volete sapere dove andare ad ascoltare Eugenio Amato, seguitelo. Certo. Eugenio Amato artista. www.eugenioamato.com. Adesso sono di nuovo online, perché erano arrivati gli hacker pure dentro al sito mio, perché manco fossi Michael Jackson. Date da uno un po' più famoso, no? No, sono venuti gli hacker, quindi sono stato fermo, cioè oscurato per un po' di tempo. Mannaggia, però sei tornato. Tra un po' torniamo. Sei tornato sulla tua pagina, anche tu sei sia su Instagram che su TikTok, su qualsiasi su Facebook. È in ogni dove. Sì. Eugenio lo trovate dove volete, in modo che così potete seguire anche gli appuntamenti. Dice, ma stasera vado lì. Esattamente. Ad ascoltare un po' di buona musica. Senti, che cos'altro vogliamo raccontare? Oh, voglio salutare Silvana. Ciao Silvana. Sorella. Tua sorella? Sì. Ciao. Porta anche lei al concerto prossimo. Ma come no, certo che sì. Voglio salutare Rosa, voglio salutare Fabio e tutti quanti voi. Quanti sono? Vogliamo ricordare, l'ho detto che farò il fisico del CD, sì. I musicisti li ho già detti, un repertorio pazzesco, ci saranno molti inediti e miei e ovviamente Supertramp, The Way We Were, insomma il repertorio più o meno che conoscete, chi mi viene a sentire. Ci sarà Piccolo Fiore? No. Strano, come mai? No, perché vabbè, è una battutaccia che mi è venuta così. Allora, fai il bravo. Sono bravissimo. Senti, dicevamo, adesso purtroppo non riesco a leggere perché tutti i messaggi, perché immagino. Diego ha lasciato un messaggio lungo che poi vado a leggere. E Diego, cosa hai scritto? Non lo so. No, è uno che scherza. Diego, adesso ti faccio amico io. Esatto, così poi gli spieghi tutto. Gli spiego tutto. Nulla, sono felicissima. Io ancora più di te, perché intanto questo studio, posso dirlo, è bellissimo. Grazie. No, davvero, lo dico seriamente. Grazie, ecco. Grazie. Mi riempie di gioia. No, davvero, bello. Sono molto felice che tu sia venuta a trovarmi. E io ti ringrazio di avermi invitato. Prometto che organizziamo e facciamo il video all'interno dell'armadio di Eugenio Amato. Sì, poi ci andiamo a mangiare una pizza e buonanotte, perché non cucino, non c'ho voglia di cucinare. Mangiamo una pizza. D'accordo. Ti porto io in una pizzeria della Madonna. Va bene. Purché si mangi bene. Si mangia benissimo, naturalmente. No, anche se va bene, e niente, grazie veramente per essere stato con noi. Il tempo vola, mi spiace, perché avrei voluto chiacchierare ancora un pochino. Sì, è vero. Ma niente, il nostro tempo è finito. Ciao ragazzi, ringrazio tutti i seguaci di Sognare Si Può e alla prossima volta. Un bacio a tutti. Senti, dimmi un po', ma c'è ancora qualcosa al volo che vogliamo dire prima di salutare? E che sto cercando, questa non è una cavolazza, sapete che sono un pazzo, sto cercando un ottico che mi faccia degli occhiali da sole con le iniziali, cioè EA. Se tra le dirette tue, mie, insomma, se no scrivo a Elton John. E così sì. A moglie scrivo, Ascolta, dove te li fanno? No, questa è una cosa seria. E poi stay tuned, per questo concerto e CD deve uscire. Intanto ci vediamo sabato prossimo a Mago di Caluso. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao.